Mario Del Giglio, Tutto è, dall'illusione alla realtà spirituale, edizione privata. Domanda, perché alcuni quando trapassano non se ne rendono conto subito, anzi, credono di continuare ad essere sempre tra noi? Vedete, non tutti siete uguali in questo momento, se non lo siete perché dentro il vostro animo esiste la vibrazione del vostro spirito. Quando si dice che non siete tutti uguali, naturalmente pensate che la differenza che esiste sia umana, cioè uno è più alto, l'altro più basso, un altro è biondo, un altro bruno. Nonostante le differenze, vi considerate tutti esseri umani. Ora, se sposto il concetto delle differenze sul campo della spiritualità, voi siete diversi ma nella consapevolezza del vostro spirito. Quindi la diversa elevazione spirituale vi porta a differenziare l'esperienza che avviene dopo la cosiddetta morte, come voi la chiamate. Per me è un trapasso a nuova vita, un ritorno alla vera vita. Veniamo al nocciolo della domanda, altrimenti mi potete dire che divaghiamo. Quando avviene il trapasso, non si è tutti coscienti allo stesso momento e con la stessa consapevolezza, in quanto è tutto subordinato al grado di preparazione individuale che mettete nell'applicazione degli insegnamenti che vi sono pervenuti e che non avete messo in pratica. Se lo farete e vi applicherete, non dico che sarete immediatamente pronti a vedere la luce, ma sarete agevolati rispetto ad altri. Vedete, è come quando un allievo ha studiato bene a scuola. Nel momento in cui deve risolvere un problema, ha più facilità di altri che non hanno studiato. Nello stesso modo, quando vi capita un problema nella vita, se avete studiato avrete il modo di risolverlo meglio di chi non si applica e non si interessa minimamente alla spiritualità. Ora, dire che alcuni non riescono a comprendere subito quando ritornano è per il semplice fatto che non hanno imparato la lezione e non hanno fatto bene i compiti a casa. Quindi, se provate un pochino alla volta ad applicare la spiritualità, vedrete che il ritorno sarà a voi più gradito.